Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati all'Under Link e bentornati su Yo-Kai Watch Jam. Nello scorso episodio abbiamo affrontato un pescione, cane, squalo. La prossima missione, quale scegliamo? Sì, questa qui, perché la prima e l'ultima sono missioni che non ho intenzione di fare per il momento. Quindi dobbiamo andare a... No, pensavo di andare nella scuola perché c'era il preside che aveva una missione per noi. Ma a quanto pare, fammi salutare la gente, se no dopo pensa che io sono uno che se la tira. Goromi, salve. Sembra una missione piuttosto difficile. Ah, mi sa che però è importante, perché parliamo con tutti e tre. Forse ha a che fare, ah sì, ha a che fare con Michettio, certo. Sempre loro che si fondono e diventano Michettio. E ovviamente il collare serve a Michettio per rimanere fuso. Però è molto strano. Perché se noi abbiamo la medaglia di Michettio, vuol dire che ogni volta che evochiamo Michettio, loro tre si fondono. Sembra che a loro dia fastidio diventare una nuova forma di vita. Che tra l'altro non dovrebbe canonicamente essere lo yokai più forte, nonostante si proclami lui stesso lo yokai, la forma di vita più forte. Infatti, se non sbaglio, un episodio l'ho intitolato La forma di vita più forte. Comunque, quello che penso ora che bisogna fare, nonostante io non abbia letto nulla, sia parlare con il club di tecnologia, della scienza. Sì, infatti, con il club tecnologico, per capire che diavolo, per capire come appunto controllarlo. Michettio. Ah, ecco, infatti sì. Allora, la missione che ho scelto appunto di fare adesso si attiva selezionandola dal gruppo delle missioni che ho disponibili. Però, siccome io voglio andare avanti con la storia, prima faccio questa, ok? Che sembrerebbe essere la missione principale, quella che è presa, infatti è abbastanza difficile. Nel caso io debba fare per forza la missione per contenere i poteri di Michettio, la farò comunque. Ma perché bisogna cercare degli oggetti, poi non ho ben capito dove trovarli. Anche perché non c'è una guida online su come completare il gioco. Quindi devo per forza trovarmi tutto quanto da solo. Non è che dici in preda alla disperazione vai e cerchi la soluzione. No, perché non c'è la soluzione. Me la sto creando io. A quanto pare dobbiamo trovare delle persone, parlare con loro e chiedergli quello che sta succedendo. Non è qui dentro. Salve, bimbetta. Tra le 17 e le 18. Ok, si presentano quindi verso quell'ora gli alieni. Bene, buono a sapersi. Lo terrò da conto, quindi non uscirò più di casa tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Bene. Ah, questa invece è la casa di... Chi è questa residenza? Possibile che sia del preside solamente? Beh, c'è una casa bella grossa, Voglio dire. Però devo aspettare il giovedì a quanto pare. Mannaggia, altri due giorni. Dato che in questo momento nel gioco è martedì. Oh no! Dovremmo esserci, sono le 5 di pomeriggio, quindi andiamo a Kautoko. Si è attivata anche la missione. Sarebbe il porto, praticamente. Ed è qui. Ah, salve. Kautoko sarebbe appunto il supermarket, non lo so di preciso. Italian. Ma come Italian? Ma perché? E l'altro come si chiama? American. Ma dai. Dunque, mi sembra che debba cambiare membri. Mi sa che devo mettere lei in squadra per qualche strana ragione. Sì. Devo mettere a quanto pare Kuka in squadra. Non so perché. Forse perché anche lei... No, non ha senso però. Boh. È strano. Tra l'altro, Italian e American. E io... Siamo gli agenti speciali di Erna-sama. Man in Black. One in Black. Ma perché One in Black sarebbe One, sarebbe solo che fanno i cani in Giappone. Come Nian fanno i gatti, One fanno i cani, no? Vediamo un po' che sanno fare. In effetti sì, serviva lei per qualche ragione. Indossa lei lo UR Guy? Ne ha fatto un altro? Ah, si fonde con Momo? No, che figata!
Vediamo un po'. Ok, molto semplice, però vabbè, un altro eroe. Momonga Lady. Quindi lo You Are Guy permette fusioni con tutti e permette di essere indossato da tutti. Bene, non vedevo l'ora di combattere sti cosi. Ah, ma sono debolini. Running Break Buraku. Mi trasformo, giusto per. Ah, sono resistenti, sono duri. Come direbbe un noto YouTuber. Oh, sì, sono durini, durini, durini. Sì. Va bene. Memorial Jump. Già sono morto. Quanto sono forti. E dalla distanza colpisco, sai com'è? Almeno mi ricarico i colpi qui. Ah, chi è che paura? Mamma mia. Ehi, questo si trasporta pure? Ah, ti colpi. Ehi, chi è? Pensavo tipo, sai, no, i soliti idioti, invece no. Eh sì, però, dove vai? Dov'è? Dov'è l'altro? Così almeno facciamo una cosa un po' di gruppo. Scusami, Sai com'è? Non è per qualcosa, è per fare una cosa un po' fatta meglio. Ah, sti cosi. Bella. Bene, bene. Uno sta per andare, raga. No, no, giusto a titolo informativo lo dico, così almeno facciamo prima. Ah, hai fatto perdere il ritmo. Non te lo perdonerò mai. Bene. Aiuto! Aiuto! No! No! Oi, 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 oi. Scappa, 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 fammi recuperare. Ah, via da lì. Mamma mia, quanto è tosto. Oh, e uno è andato. Accidenti a lui. Via, via da qui. Ok, bene, bene, bene. Ok, grande. Ottimo. Cos'è questo qui? È piuttosto. Che cavolo, però, quanti danni becco ogni volta? Scusami, No, dov'è? Dov'è? Perché non lo targetta? Non è un problema il target, per carità, però è una curiosità mia. Ma cavolo, ma riceve un po' di knockback sto coso? Un minimo di knockback lo riceve? Cavoli, è durissimo! Ma che nemico è? Ehi! Toh! Oh! Allora ce l'ha un minimo di knockback. Sì, va bene. Ok, oramai ci siamo, non è che mi interessa molto, abbiamo fatto. Andato, bene, bene. Carino come boss, anche l'altro. Nulla di originale da quello che abbiamo visto finora, anzi. I boss cani prima ne abbiamo visti fin troppi. Però va bene, ci sta. Grazie per l'aiuto, ragazzi, come sempre. Ah, abbiamo preso anche come ricompensa una pistola a pallini. Insomma, interessante questa unione con l'agile Momonga, ma un po' troppo semplice secondo me il costume. È come se si fosse messa una pelliccia di Momonga.
Attenzione, Ranto sta esprimendo i suoi sentimenti per Kuka. L'ha friendzonato, no! Poverino! Ranto! Mi dispiace, Ranto. Capisco il tuo dolore. Però, missione interessante e molto, devo ammettere. La cosa che mi piacerebbe fare ora sarebbe la missione della piramide. Ma quella penso che la farò off-screen e poi riprenderò a giocare. E quindi poi andremo avanti, perché ragazzi non è tanto veloce quella missione, penso che sia anche una missione obbligatoria, nonostante non sia tra quelle segnate sulla mappa. Il che rende tutto più strano. Ad ogni modo ragazzi, il video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, nel prossimo episodio vedrò cosa fare perché non ne ho la minima idea, mi sa che devo proprio risolvere quelle quest che ancora non ho fatto. Comunque sia, in descrizione vi ricordo come sempre che trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale considerate l'iscrizione, tanto è gratis e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!